Questo lo vede nella mission o nella visione del governo Draghi? Noi siamo partiti dalle parole stamattina di Draghi, richiamate naturalmente alla Malfa, dove diceva sostanzialmente le riforme vanno fatte con coraggio, altrimenti c'è un non governo. Secondo lei questo è un non governo? Noi stiamo, cioè, troppo rinviare. Noi stiamo, sì, io penso che sia il momento, a partire da questa legge di bilancio, in cui le scelte debbono andare in una direzione chiara di riforma. Noi abbiamo chiesto delle cose molto precise, sia sulla riforma del mercato del lavoro e la lotta alla precarietà, sia sulla riforma fiscale per abbassare le tasse sui lavoratori dipendenti e pensionati per colpire l'evasione fiscale, sia per fare una riforma delle pensioni degna di questo nome, sia per fare quelle politiche industriali che nel nostro paese mancano da tanti anni e che hanno impoverito anche il nostro sistema industriale. Noi abbiamo chiesto al governo una serie di incontri, siamo stati convocati, è arrivata proprio ieri sera, martedì ci sarà una prima convocazione sulle pensioni, è un punto importante, vedremo quale discussione sarà possibile fare. Allo stesso tempo noi diciamo che c'è il problema del fisco, c'è il problema della lotta alla precarietà e di nuove politiche industriali, e su questi temi misureremo naturalmente il governo e la volontà di cambiare le cose. Noi crediamo che sia il momento di andare in questa direzione e il nostro ruolo, il nostro compito vuole avere questa caratteristica, è il momento di riformare e di cambiare il nostro paese. Senta, c'è un ultimo punto che dicevamo prima.